Dopo Diakité, anche Santoro lascia Teramo per accasarsi in una squadra umbra di Serie B. Se il francomaliano raggiungerà lunedì Terni per indossare la maglia delle Fere, il centrocampista non abbandonerà invece il biancorosso, ma sarà quello del Perugia, altra neopromossa. Accordo raggiunto, il Diavolo incasserà intorno ai 450.000 euro per lasciar partire la mezzala siciliana. Uno dei migliori talenti della Serie C, arrivato a fari spenti, voluto da Bruno Tedino, che ne aveva intuito già ai tempi di Palermo le grandi potenzialità e che ora va a rinforzare l'organico di Massimiliano Alvini in vista della stagione alle porte. A proposito di stagione, quella di Santoro, al netto dei tre gol messi a segno all'esordio proprio col Palermo, con la Turris e con la Ternana, è stata la costanza e l'imprescindibilità che ha colpito in un settore del campo nel quale comunque il Teramo ha sempre avuto buone alternative che avrebbero potuto mettere in difficoltà un ragazzo di 22 anni. Invece Santoro per larghi tratti è stato l'anima del Diavolo, molto più di tanti più esperti di lui, e questo non poteva non attirare le attenzioni della cadetteria. Ci ha provato il Brescia, complice anche l'ottimo rapporto tra le rondinelle e l'ormai ex direttore generale Andrea Iaconi. Ci è riuscito il Perugia in un incastro che vedrà, nel sentitissimo derby umbro, una sfida nella sfida tra Santoro da una parte e Diakité dall'altra. Nella lista dei partenti a questo punto mancherebbe solo Pietro Cianci, ma qui la questione cessione sta diventando un intrigo. Iachini ha alzato la richiesta per l'attaccante sapendo di dover dare la metà di quanto incasserà al Sassuolo, che non solo non ha riscattato la punta a 500.000 euro, ma addirittura aveva pattuito la metà sulla futura rivendita. Conoscendo bene la situazione, il Teramo deve per forza di cose giocare un po' a rialzo, ma questo ha già fatto sfumare due trattative sicure, Palermo che ha preso Brunori e Padova. Resta il Catanzaro. Il presidente giallorosso noto ha avuto un colloquio con il suo omologo teramano, che ha alzato ulteriormente la posta, e la situazione adesso è davvero complessa. I calabresi stanno per mollare la presa, alternative ulteriori non se ne vedono e tutto sommato Federico Guidi di un attaccante avrà pur bisogno, considerando che più i tempi si allungano e meno spazio c'è per trovare l'eventuale sostituto di un Cianci, che tuttavia, dato per partente dalla dirigenza stessa e dallo staff appena presentato, non smania certo dal desiderio di rimanere in Abruzzo. Intanto, con gli arrivi di Rillo, Cucurullo e Azio Osmanovic, e con Tozzo tra i pali che dovrebbe rientrare nella trattativa di Diakité, qualcosa a Teramo inizia a muoversi. Oggi il presidente federale Gabriele Gravina ufficializzerà le esclusioni di Carpi, Casertana e San Benedettese, con i ripescaggi di Latina, Lucchese e Fidelisandria. Il quarto posto, quello che sarebbe stato del Novara se lo giocano Fano e Pistoiese, ma i marchigiani devono vincere il loro di ricorso. La quinta piazza, che è del Cosenza, promosso d'ufficio in Serie B dopo il forfè del Chievo Verona, sarà del Siena, con la Toscana dunque che dopo l'ultima sciagurata annata riconquista rappresentanti nella terza serie. Lunedì alle 11 il consiglio direttivo della Lega Pro definirà la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2021-2022, appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi, che alle 19 saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato. Nel girone B ci saranno X e Y per il momento, esattamente come 12 mesi fa nel girone C, posti che poi furono di Foggia e Bisceglie.